la squadra, non era semplice, non era facile, perché questo è un campionato dove c'è grande differenza purtroppo tra le grandi e tra le medie e tra le piccole. Il campionato ancora non è chiuso, ma qualche rimpianto per lo scudetto? Guardi, ci sono degli striscioni che parlano in maniera più chiara di me. Mentre invece per la Champions qualche rimpianto poteva fare meglio il Napoli, secondo lei? Vedi, quando uno gioca dopo 30 anni contro i campioni del mondo, c'è anche un Giacomo che ti può giocare psicologicamente non solo nelle gambe ma nel cervello. Quindi credo che le due partite che sono state come risultato molo di 3-1 e 3-1 riflettano anche una cosciente. Noi non possiamo nemmeno, sarebbe un atto di superbia quello di dire possiamo battere il Real Madrid. Potremo battere il Real Madrid quando anche noi, dai calci piazzati, riusciremo ad emergere con la fisicità dovuta e con dei colpi di testa per poter segnare. Certo, non siamo stati fortunati, però dare sempre anche molta e troppa fiducia alla Real Vendata delle volte può generare dei brutti scherzi. È inutile illudersi. Il Real Madrid sta lì da quanti anni? Questa è una società ed è una squadra che è stata ricostruita 12 anni fa. È da 7 anni che in Europa, quindi io credo che si sia fatto un grande lavoro. Presidente, l'ultima battuta, all'estero gli stadi sono quasi tutti di proprietà, la Juve lo ha fatto, la Roma lo sta facendo, forse anche la Fiorentina, il Napoli ci pensa, e comunque è questa la via per il calcio italiano, per competere a livelli altissimi, diciamo. Avevano fatto una legge perfetta per aiutare i club, poi a un certo punto Nardella ci ha messo il suo imprinting, troncandola di netto e non rendendola, diciamo, più praticabile. Non è praticabile, era nata per aiutare non solo i club di calcio ma tutti gli enti sportivi che praticano lo sport. Invece a un certo punto è stata demonizzata perché sembrava che Lotito e la Sensi volessero costruire delle città intere. Questo è un po', diciamo, miope da parte di chi l'ha voluta così modificare e bocciare, perché nel momento in cui ancora il mattone non rende giustizia sul Alex, mercato parli dell'immobiliare, pensare che uno si dovesse arricchire creando delle città intere mi sembra un po' un'assurdità. Diciamo che adesso la palla in mano ce l'hanno sia Lotti che il Ministro degli Interni, perché se si applicherà la legge Thatcher, anche con tutti questi anni di ritardo, perché dall'85 ad oggi non è stato fatto nulla, se non parole, e dall'altro lato, se a un certo punto sarà vero, come ha detto Lotti, che sta preparando un decreto legge che considera anche i nuovi stadi, vediamo che cosa emergerà da questo decreto legge. Dopodiché decideremo cosa fare. Okay. Certo è che lo stadio virtuale sta prendendo sempre più presa, e poi certo è che sarà molto importante vedere anche l'applicazione della tecnologia in campo, leggi Moviola e altre possibilità, possa in qualche modo far interagire lo stadio con il tifoso. In realtà lei sa, quando uno sta allo stadio ci sono dei momenti in cui sembra di essere in un acquario, perché non sempre poi tutte le squadre hanno delle tifoserie che sanno portare avanti un tifo spettacolare, e allora uno quasi sembra dormiente, no? Abituati anche ai troppi commenti forse delle televisioni, perché siamo passati da Di Carosio, che era dai martellini straordinari, addirittura una quantità di inventati personaggi che poi prendono dei grossi e lauti gettoni di presenza, vengono ammortizzati anche attraverso un commento
mi faceva molto ridere quando l'altro anno c'era la possibilità di splittare sui vari canali la possibilità di sentire la partita in dialetto o in italiano, no? Come commenti. Questo la dice molto lunga. Certo. Scusa, posso un attimo, mi scusi. In settimana lei è un po' attaccato ferocemente alla Gazzetta dello Sport, si è un po' pentito. Lo tengo. Io non discuto quello che faccio, quindi questa è una domanda che rimando al mittente. Scusi, Pavoletti come l'ha visto? Non è stato magari molto a suo agio oggi, non ha avuto magari anche qualche pallone giocabile, però... Pavoletti è un grande giocatore che ha bisogno di affermarsi in un gioco che evidentemente è diverso da quello che lui faceva o che ha sempre fatto, perché ripetiamo che il modo di giocare anche di Sarri è un modo diverso, quindi bisogna dare tempo al tempo e quindi bisogna avere pazienza, io ne ho molta, abbiamo fino alla fine del campionato altre 10 partite, quante ne abbiamo? Sì, 10. Quindi poi c'è anche la Coppa Italia, quindi vediamo che cosa accadrà. Grazie. Le sceneggiature proposte da Sarri? Come ha detto in conferenza stampa? Ah, quelle sono fantastiche, perché lui ha delle idee per dei film sensazionali. Grazie. Grazie Presidente. Grazie.